Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo e oggi parliamo di cinema. Beh, sì, perché il cinema, come sappiamo, è un luogo, no, meraviglioso. Pensate che qualcuno lo ha anche definito la macchina dei sogni, proprio perché, no, guardando un film possiamo distrarci e non pensare per un attimo ai problemi quotidiani. Il cinema però, come sappiamo tutti, purtroppo negli ultimi 2 anni ha sofferto molto, a causa della pandemia. Le continue restrizioni per contenere l'emergenza sanitaria non hanno permesso ai cinema di riaprire in fretta e tutto il mondo dello spettacolo dunque è andato in crisi. Ci sono state delle grosse perdite a livello economico. Pensate che gli incassi italiani del 2020 sono stati pari a 182.509.000 e 209 euro, ovvero più del 71% in meno rispetto all'anno precedente. Le produzioni cinematografiche si sono dovute fermare e molti lavoratori purtroppo sono rimasti disoccupati. E infatti sono stati girati soltanto 246 film italiani a fronte dei 277 del 2019. Adesso per fortuna tutto è ripartito, ma e finalmente, insomma, possiamo tornare in sala, ma ormai molte persone, come sappiamo bene, preferiscono vedersi un film comodamente sul divano di casa, attraverso diverse piattaforme che distribuiscono film oppure anche in TV. Però, parlando appunto di queste piattaforme online, ormai più di 10 milioni di italiani hanno almeno un abbonamento a Netflix o Amazon Prime Video. Stanno ottenendo anche un grande successo piattaforme come Disney Plus o Now TV. Quindi la domanda è lecita, ma ha ancora senso andare al cinema? Beh, allora, per andare al cinema bisogna pagare un biglietto, no? Lo sappiamo bene. Questo biglietto ha un costo che va dai 7 ai 10 euro. Bisogna tenere conto comunque è un prezzo uno dei più bassi in Europa, quindi teniamone conto di questo. Un abbonamento a Netflix, per esempio, va dagli 8 ai 18 euro al mese. Dunque, proprio a livello economico, insomma, risulterebbe più economico appunto farsi un abbonamento, no, per vedere tanti film, piuttosto che spendere 7 euro e poi abbiamo la possibilità di vedere un solo film. Però, guardare un film al cinema è molto diverso, no? Rispetto alla visione domestica. Infatti, in sala si è completamente immersi, nel film che stiamo vedendo. Tutto è più amplificato. Per esempio, c'è uno schermo molto più grande rispetto a quello di uno smartphone o della TV. E poi negli ultimi anni si parla molto di cineterapia, ovvero guardare un film al cinema aiuta a distrarsi, influisce in maniera positiva sugli stati d'animo negativi e serve anche per calmare l'ansia. Ma voi ne avete mai sentito parlare, no, di cineterapia? E quali generi di film preferite? Bene, allora siamo andati al mercato di Rivarolo, abbiamo fatto qualche domanda e vediamo un po' cosa hanno risposto gli intervistati al nostro inviato. Guardate. A lei piace andare al cinema e se sì, perché? Al cinema? Io ho 56 anni. Non sono mai andato al cinema, soltanto 2 volte. Perché una volta invece di andarmene al cinema mi compravo i DVD, me li vedevo in casa tranquillo. Siamo dell'era dei DVD. Hai capito? Ma mi piace, ci andavo molto anni fa, ora magari ho meno occasioni, ecco, per andarci. È un'emozione diversa rispetto alla TV. Sì, mi piace, è una vita che non andiamo, a prescindere dalla pandemia. Boh, mi piace perché c'è un contesto diverso da cosa si può vedere alla televisione, ad esempio. L'ambiente è diverso. No, non vado al cinema perché non ho voglia di correre, ormai li vedi tutti per televisione. Guarda, no. No. Perché non mi piace, boh. No, perché non vedo mai niente di nuovo. È una ripetizione continua. Quale genere di film preferisce? Ma guardi, io ho commedia, oppure quelli più romantici che mi fanno sognare. Gialli, forse. Quelli storici, normalmente. Io sono vecchia, mi piacciono quelli degli anni 70, di quei cantanti come Massimo Ranieri, queste cose qua. Sì, Musicarelli, sì. Thriller, western. Ma di solito horror oppure qualche azione, di dai. azione.
Secondo lei è meglio guardare un film al cinema oppure a casa sulle varie piattaforme che distribuiscono film? No, al cinema. Se si vuole godere dello spettacolo in quanto tale, secondo me è al cinema. No, sarebbe meglio andare al cinema. No, io preferisco stare a casa. Con questo freddo preferisco stare a casa. Quando fa caldo allora è un altro discorso. Ma di solito lo guardo per televisione. Ma secondo me, cioè, per la mia età è meglio starmene a casa tranquillo, spaparanzato e vedermi quello... il film tranquillo, senza avere problemi, gente che ride, gente che parla, gente che c'è alto dietro. Considerando anche ora con tutto questo Covid, niente. Meglio stare a casa tranquilli. Allora, il coinvolgimento e l'emozione sono completamente diversi, l'atmosfera è diversa. Certamente la comodità di casa gioca a favore magari delle nuove tecnologie, delle nuove... opportunità, però ecco, il cinema è il cinema. Il prezzo del biglietto per andare al cinema ha un costo che va dai 7 ai 10 euro. Secondo lei bisognerebbe ridurlo oppure no? Così com'è non ci vado. Se lo riducono ci penserei su, certo. Anche perché in due fa 10 euro. Ma non ti so dire, guarda, perché è da molto che non vado al cinema, non ti posso dire. Non lo so. Non ho idea se è caro o meno. Ma guarda, cioè andare al cinema, nessuno ti obbliga al cinema, andare al cinema, nessuno ti obbliga. Quindi sono come tutti i vici si pagano, può anche venire 15 euro, se ti va di andare al cinema paghi 15 euro, se no stai a casa tranquillo. Sì, a volte diventa un po' impegnativo, è capitato anche che decidessimo magari per far guardare un film al bambino, magari non andiamo proprio tutti, ci si divide, insomma, chi non è poi così interessato ci rinuncia perché diventa una spesa impegnativa. Ma no, rispetto ai costi di altri servizi, penso che sia abbastanza centrato. Sa che esiste la cineterapia? Ovvero, guardare un film serve per rilassarsi e distrarsi dai problemi quotidiani. Che cosa ne pensa a riguardo? Sì, questo qui è positivo, sì, perché quando io guardo un film mi rilassa. A volte rilassano, a volte mettono tensione, dipende dal film che si vede. Se i problemi ce l'hai, se vedi il film, puoi fare quello che vuoi, i problemi rimangono. Quindi magari evadi quell'attimino che vedi il film o che fai quella qualsiasi cosa, qualsiasi altra cosa, però i problemi rimangono, quindi è inutile ingannare la mente, non ho problemi quando i problemi ci sono. Poi lo vedi anche, ma non lo vedi neanche tanto tranquillo, perché sai che c'è quel problema, pensi sempre a quel problema lì, quindi è una non cosa che... Non ti concentri nemmeno a vedere il film e via di seguito, i problemi ci sono, rimangono. Rimangono, è inutile purtroppo. Che siamo lì. Ma io... credo sì, non ne ho mai sentito parlare nello specifico, però credo sì che sia proprio, possa essere efficace, perché comunque stimola delle emozioni, insomma, poi incanalando, no, in una certa direzione la visione, io credo che sì, possa dare dei benefici, assolutamente. Ma se funziona, non lo conosco, non la conosco, non sapevo esistesse, se funziona, perché no, insomma, perché no? Cioè, è come tutte le terapie. Anche la musica ancora meglio, allora anche stare in compagnia con amici, tutto quello che è buono fa bene. Allora, la maggior parte degli intervistati non va al cinema, preferendo guardarsi un film in televisione, e questo insomma purtroppo non è una cosa buona, perché anche il cinema, così, se nessuno va al cinema non è che possano riprendere normalmente, cercare di recuperare tutto ciò che hanno perso in questi due anni. Alcuni però affermano che sarebbe meglio vedere i film al cinema, perché c'è un coinvolgimento, un'atmosfera completamente diversa rispetto a come potremmo vedere un film a casa. Tra i generi più preferiti ci sono le commedie, i film d'azione, i gialli, i film romantici e quelli storici. Per quanto riguarda il costo del biglietto ci sono pareri parecchio discordanti, alcuni ritengono che sia assolutamente giusto, altri preferirebbero un abbassamento del prezzo, insomma, ognuno ha la propria opinione. E poi infine tutti concordano sul fatto che la cineterapia sia una buona pratica, ok, da mettere in atto soprattutto quando ci si vuole distrarre, no, dai problemi. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e oggi, insomma, vorrei concludere con una frase di un grandissimo regista che ha fatto la storia del cinema italiano, sto parlando di Ettore Scola,
E lui, a proposito del cinema, diceva proprio: il cinema è uno specchio dipinto. Bene, così direi che possiamo concludere. Ci vediamo venerdì prossimo. Mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati su Obiettivo News. Ciao!